tutti e bentornati nel mio canale. Oddio, mi sento un sacco di disagio. Oggi, a grandissima richiesta, farò un video dove vi spiego un pochino come sono andate le cose quando appunto dovevo dire ai miei genitori che ero incinta. Ribadiamo il fatto che io avevo soltanto 14 anni e i miei genitori sinceramente mi avrebbero dovuto uccidere. Sì, io ero convinta che mi avrebbero uccisa. Wow, questo video me l'avete richiesto in tantissimi, quindi adesso io proverò a spiegarvelo al meglio. Mentre io vi racconto, voi provate a immaginarvi un pochino la scena, perché solo il pensiero... Allora, partiamo dal fatto che io l'avevo scoperto da tipo 2 giorni, sì, 1 o 2 giorni comunque. La prima persona a cui l'ho detto della mia famiglia appunto è stata mia sorella. È più grande di me, di 4 anni. E niente, lei appena l'ha saputo è scoppiata a piangere. Mi ricordo che mi ha detto: no, tu non devi abortire perché noi la dobbiamo tenere, la dobbiamo amare questa bambina o bambino, e io ti sarò sempre vicina se i nostri genitori non vorranno, non accetteranno questa cosa. Io adesso che ho 18 anni mi metterò a lavorare un sacco per noi, andremo a vivere insieme. Comunque, cioè, l'appoggio che mi ha dato è stato essenziale perché io potessi continuare a respirare dopo questa notizia. È così. L'ho detto a mia sorella, appunto, in questa maniera, gli ho fatto vedere il test di gravidanza e niente, eravamo veramente stupite. Fosse stato per me, sinceramente, mi ricordo che io non gliel'avrei detto ai miei genitori. Cioè, io mi ricordo che dicevo: no, 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 cioè io non gliela posso dire, quelli mi ammazzano, mi fanno cubetti, mi buttano nel mare. Mi ammazzano, sì, mi bruciano il corpo, qualche parte, loro mi ammazzano, io ero proprio sicura al 100, non 101, 1000% che loro mi avrebbero ucciso. I miei genitori sono davvero molto, molto, molto severi su queste cose. Per parlare poi di quelle persone che mi scrivono nei commenti: ah, sicuramente i genitori non erano rigidi con lei, e di no, non avete capito proprio nulla, mi sa che voi non avete mai avuto a che fare con dei genitori latini, soprattutto. Fanno paura, ma tanta paura, ok? I miei genitori mi vietavano anche quasi di respirare. Cioè, erano molto molto rigidi su queste cose, ma molto. Dove siamo arrivati? Allora sì, io l'ho detto a mia sorella, che appunto è stata molto molto carina con me. Dopodiché, quella sera, dovevamo dirlo a mio fratello. Non avrei mai pensato che lui avrebbe reagito così tanto male. Mio fratello è molto molto protettivo verso di noi, verso le sue sorelle. Sì, si è arrabbiato, lui si è arrabbiato tantissimo. Mi ricordo che mi ha urlato, cioè urlato, non potevo urlare più di tanto perché comunque i miei genitori ancora non lo sapevano. Eravamo in camera quando mia sorella e io gliel'abbiamo detto, io ero sdraiata, in realtà gliel'ha raccontato mia sorella. Lui era: ma sei stupida, ma sei stupida, hai 14 anni, non penserai di tenerla, hai tutta la vita davanti. Sembrava proprio, anche lui sembrava un genitore, come mi stava sdraiando, come era, a parte scioccato, e poi continuava a dirmi: sei 14 anni, sei stupida, ma perché? Era incazzato. Non avrei mai pensato, sul serio. E niente, io piangevo e basta. Io comunque non riuscivo ancora ad elaborare bene questa cosa, perché comunque è veramente una notizia grande. Da mandare giù per rielaborare tutto ci voleva un po'. Glielo ho detto a mia sorella, glielo ho detto a mio fratello. Mio fratello non voleva, non accettava questa cosa, ma dal momento in cui lo sapeva sia mia sorella che mio fratello, volevano che io ne parlassi con i miei genitori. Soprattutto mio fratello, mi ricordo che insisteva un sacco, mi metteva un sacco pressione, mi diceva: ah no, no, tu glielo devi dire, perché se non glielo dici tu glielo dico io ed è peggio. Siamo rimasti così con tutta questa tensione la sera. Il giorno dopo mia sorella mi ha accompagnato al consultorio per vedere, cioè, se veramente questa era una gravidanza. Non lo so, ho fatto vedere la gravidanza, però comunque dai, magari era, non lo so. Comunque io cercavo una via d'uscita, magari è tutto uno scherzo, così andiamo da guardare il dottore e vediamo cosa c'è. E lì ci è venuto a parlare un assistente sociale, visto che io ero minorenne. Infatti appena abbiamo sentito la parola assistente sociale, visto che io ero già seguita dai servizi sociali, mi si è gelato il sangue, tipo no no no. E dopo però mi hanno spiegato che è un altro tipo di assistenza sociale, queste cose. E anche la dottoressa comunque c'era. Mi hanno visitata e mi hanno confermato il fatto che io ero incinta. Che io ero incinta. Ansia, paura, tanta 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 paura. Non avevo niente in testa, non riuscivo a capire
come sarebbe stata la mia vita. Ero totalmente scioccata. Non sapevo che cosa fare. Ero in una situazione davvero, davvero strana, ma perché sono cose che succedono sempre ad altre persone, oppure cose troppo perché ti succedono a te. Però sono sempre stata di questo pensiero, e quindi realizzare che non era uno scherzo, che era tutto vero, che stava succedendo a me, non a mia sorella, non a un'altra persona, a me, è stato veramente duro, strano. Quando la dottoressa insieme all'assistente sociale al consultorio ci hanno iniziato a parlare, ci hanno detto ma i tuoi genitori lo sanno? E io ho detto no, loro non lo sanno, io non so come dirglielo, io non glielo voglio dire, io ho tantissima paura e penso che loro mi uccideranno, se gli ho detto proprio così, loro mi uccideranno. E loro mi hanno detto che ci sono tipo dei posti, infatti che è quello che io sottolineo sempre un sacco di voi, perché ogni tanto mi scrivono tipo delle ragazze che dicono di essere rimaste incinte, che mi chiedono aiuto e che magari i loro genitori le ammazzerebbero, cioè io vi riporto questo video. Apro una piccola parentesi per questa questione. Allora, anche se sei minorenne, scegli tu se portare avanti la gravidanza oppure no. I tuoi genitori sono i tuoi genitori, sì, ma non possono scegliere loro, questo state sicuri. Anche se loro sono contrari, tu puoi decidere di portare avanti la gravidanza o anche di non portarla avanti in realtà. E in caso, appunto, come io ho detto alla dottoressa, guardi, secondo me i miei genitori mi ammazzano, io non so che cosa fare, non so, non glielo voglio dire perché appunto ho paura che mi ammazzino, lei mi ha detto guarda, ci sono questi posti dove portano le ragazze che appunto non sono accettate dai genitori per questa cosa, ma che comunque loro vogliono andare avanti con la gravidanza, le portiamo in questo posto e da lì sicuramente saranno seguiti dai servizi sociali, cioè sono abbastanza certa, però comunque hanno un luogo sicuro e appunto se tu una cosa la vuoi, anche se sarà difficile, un percorso del genere è veramente difficile, soltanto chi c'è passato in questa cosa dei servizi sociali, comunità, può capire quanto è veramente complicato, quanto ti può far star male, però se tu veramente la vuoi una cosa la fai, sono di questo pensiero. Chiudo questa parentesi, mi hanno fatto questo discorso qua e infatti io ero tipo ah ok, va bene, comunque i tuoi genitori ancora non lo sanno, quindi noi ti possiamo aiutare a dirglielo. Io faccio ok, come mi potete aiutare a dirglielo? Loro mi hanno detto guarda, adesso se vuoi tu ci dai il numero, la chiamiamo al telefono tua madre e dopo vediamo di fare un incontro qua e ne parliamo tutti insieme, così almeno non c'hai paura che ti attacchino o robe simili. Gli ho detto ok, proviamo a chiamarla. L'hanno chiamata, mi hanno detto salve, la chiamiamo dal consultorio, sono qua con le sue figlie e avremmo bisogno che lei venisse perché dobbiamo parlare di una cosa. Mia madre diceva tipo ah sì sì, allora vengo, perché stava lavorando, ma alla fine mia madre non è venuta. E quindi dopo tipo 40 minuti che eravamo lì ad aspettare abbiamo detto no vabbè, allora ci tocca tornare a casa e vi faremo sapere. Abbiamo detto così a... Siamo uscite dal consultorio, ero sempre con mia sorella. Mia madre ha chiamato mia sorella, gli ha detto torna a casa con tua sorella perché dobbiamo parlare. Dobbiamo parlarne qua a casa, che sia anche tuo padre, perché è giusto così. Io no, Michelle, mi ammazzano, tanto cosa vuoi che facciano, cioè sono rimasta incinta e ho 14 anni, loro mi ammazzano, non posso tornare. Lei nonno mi ha assicurato che non ti alzerà le mani, che questo, che comunque dobbiamo parlare tutti insieme. Ok, torniamo a casa, c'era un'atmosfera tesa, se non tesa di più, c'era anche mio fratello a casa. La scena era questa, cioè immaginatevi questa scena, arrivo io, ho 14 anni, mia sorella maggiore ne ha 18 e mio fratello che poi ne aveva tipo 16. In camera dei miei genitori c'erano appunto mio padre e mia madre che ci dicono di andare di là. Entriamo nella loro stanza e io sono qua, ok? Sono qua. Loro sono sul letto seduti, mia sorella è qui davanti a me e mio fratello dall'altra parte davanti a me. Come mi facevano da scudo, sì, in caso loro mi uccidevano, tipo loro mi proteggevano,
Sì, perché tanto io non è che mi sarei potuta muovere più di tanto perché avevo una creatura nella pancia. Rimane un po' di silenzio per qualche minuto e dopo un po' mia madre mi guarda e mi fa: ci devi dire qualcosa? Cioè, ah, sì, tanto lo sapete, no? Avete capito? E mio padre fa: eh sì, ma chi ce la deve dire questa cosa? Ce la devi dire tu, quindi dillo. Io ero tipo: oddio, mi ammazzano, adesso loro mi ammazzano, io non esisterò più, mi ammazzeranno. Io l'ho detto, ho fatto un test di gravidanza e ho scoperto di essere incinta. E dopo sì, hanno iniziato con quei discorsi: ah, ma ti rendi conto? Hai 14 anni, potevi chiudere le gambe, sei piccola, come hai potuto farci questo? Ti sembra giusto verso i nostri confronti? C'è una marea di cose che comunque in quel momento andavano dette. Comunque adesso sono i tuoi genitori e se tua figlia di 14 anni ti arriva e ti dice che è incinta, è normale questa reazione, dando ragione. Hanno chiesto un po' i pareri ai miei fratelli: cosa ne pensate, vi sembra giusto? Mio fratello: ah no, ma secondo me non va bene quello, lei è piccola, non può fare questo. Comunque sempre in quella fase di proteggermi, però comunque dicendo che io avevo sbagliato e che ero troppo piccola per questa cosa tanto grande. Finito questo discorso in cui mi hanno rimpallato tante cose sbagliate che io ho fatto, dicendomi anche che appunto io li ho delusi, la notte finì così. Mia madre per i seguenti 2-3 giorni non mi guardava in faccia. Mi ricordo una scena, io ero a tavola che ero arrivata a mangiare e c'era anche mia madre e appena io mi sono seduta lei si è alzata e andata via. Non riusciva a guardarmi in faccia. Sì, sicuramente mi faceva stare male, però da una parte la capisco, cioè la capisco, non è una cosa che dici: oddio, che bello, sei incinta. Sicuramente per tuo figlio tu ti aspetti molto di più e vuoi tante cose per lui, non che si rovini rimanendo incinta a 14 anni. Tipo 4 giorni dopo questa cosa, che lei non mi guardava in faccia così, eravamo in casa da sola, mi sbaglio, gli ho risposto male, lei mi ha detto fai una cosa e io gli ho risposto male, ma neanche tanto male, perché mi ricordo che non era chissà che cosa, questa cosa per cui lei si era arrabbiata un sacco, mi ha detto ad insultare, io comunque non è che stavo zitta, io gli rispondevo. Mi ricordo che mi aveva spinta, dopo l'ho spinta anch'io, cioè comunque abbiamo litigato un pochino pesantemente. Io mi ricordo che gli dicevo: non mi puoi toccare, io sono incinta, ti denuncio, sono incinta. Dopo che abbiamo litigato pesantemente ci siamo messi a piangere tutte e due e mi ha presa ad un angolo del letto e piangendo siamo arrivate a fare questo discorso, appunto che io ero incinta. Ho detto: io in sti giorni ci ho ragionato un sacco su questa cosa e mentre tornavo dal lavoro ho sentito una pace immensa. Mi sentivo tanto bene, anche io provavo ad essere arrabbiata per questa cosa. Sentivo che sarebbe andato tutto per il verso giusto. Quindi io ti starò accanto. Questa bambina la cresceremo insieme e se poi il padre adesso c'è, ma magari in un futuro non ci sarà, noi comunque ci siamo e ti aiuteremo sempre e dobbiamo lottare perché questa bambina o questo bambino deve crescere, deve stare in una famiglia, in un ambiente in cui si trovi bene, gli daremo tutto quello di cui ha bisogno. È stato bellissimo, cioè ho sentito l'appoggio da mia madre e quello che ho fatto io non va fatto, cioè è grave, non bisogna rimanere incinta a questa età. A me è capitato, io l'ho affrontato, però non è una cosa che va fatta. È stato davvero quello di cui avevo bisogno. In una situazione del genere in cui non sai cosa pensare, non sai cosa dire, sei confusa e sei piccola, tua madre è l'appoggio
migliore di qualsiasi cosa. Mi ricordo tantissimo, e se lo ricorda pure lei, che noi dobbiamo fare di tutto perché questa bimba o questo bimbo nasca per bene, e ricordati quando nascerà che gli dobbiamo vedere i talloni per mangiarceli tutti, perché saranno tutti fucsia e sarà bellissimo o bellissima. Ed è così che l'hanno saputo i miei genitori. In questo modo è stato difficile, sicuramente non è stato semplice, però sono contenta della scelta che ho fatto, e se dovessi tornare indietro la rifarei. Farei tutto il percorso, tutto quello che ho sofferto per mia figlia lo rifarei. Cioè, molte volte voi mi chiedete: ma se tu dovessi tornare in quel momento e non rimanere incinta a quell'età, o anche averla ma più avanti, sempre la Selena? No, cioè no, io dal momento in cui la conosco, dal momento in cui io ho saputo che lei esiste, che lei è dentro di me, che lei sta crescendo dentro di me, io non posso più immaginarmi la mia vita senza di lei, perché non avrebbe proprio più senso, non avrebbe senso, anche se io dovessi riaverla, cosa che non è possibile, più avanti, non riesco, cioè non riuscirei ad andare avanti questi giorni, questi anni senza di lei. Ormai la mia vita ha senso grazie a lei. Questo è il modo in cui io ho detto ai miei genitori di essere incinta, il modo in cui hanno reagito. Cioè, più che altro mia madre vi ha raccontato come ha reagito, perché mio padre è uno che, anche se è arrabbiato, sta sempre per i cavoli suoi, però sì, anche da mio padre ho avuto l'appoggio. Niente, io ringrazio Dio per avermi dato questi genitori. Sono troppo felice di avere questa famiglia così unita. Basta. Spero di essermi spiegata al meglio. Comunque, se non avete capito qualcosa, basta che me lo scrivete. Ogni tanto metto i box su Instagram delle domande, me lo scrivete lì e io vi posso rispiegare qualcosa in generale. Comunque sì, è questo il modo in cui gliel'ho detto, il modo in cui loro hanno reagito. Vi ringrazio ancora un sacco per tutto il supporto che stiamo ricevendo io e la Selena. Siamo davvero troppo contente, siamo contentissime di avere voi vicini ogni volta, vedere i vostri messaggi, siete in tantissimi. Io non mi sarei mai immaginata di arrivare qua, cioè io ho sempre voluto raccontare la mia storia, perché penso che potrebbe aiutare tante persone. Ci sto riuscendo grazie a voi e sono troppo contenta, davvero stiamo ricevendo tantissimo supporto e siete una gioia immensa. Quindi niente, vi ringrazio un sacco di cuore. Ricordo che se volete mi potete seguire sui miei social, su Instagram, su TikTok, vi lascio qua il nome. E niente, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Se volete potete lasciare un mi piace, iscrivervi per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Vi metto sempre promemoria su Instagram. Io vi ringrazio ancora, cioè non so quante volte ve lo dirò, però non finirò mai di dire, però, perché davvero grazie. E ci vediamo in un prossimo video.